insomma, in quest'estate abbiamo messo insieme una serie di eventi già dall'inizio di luglio, abbiamo voluto riconfermare dopo il successo dello scorso anno questo festival, Vicinanze Festival, che in qualche modo tende a diventare il contenitore culturale più importante della città. L'anno scorso si è declinata, diciamo, con una serie di eventi, di concerti musicali. Anche quest'anno abbiamo messo su tre giorni, il 25, il 26 e il 27 agosto, tre concerti importanti, e l'obiettivo è quello comunque di legare questo evento culturale alla nostra storia, alla nostra identità, al nostro patrimonio architettonico e culturale. Un fatto importante perché diciamo, non solo attrae i residenti della nostra città, ma l'obiettivo è quello soprattutto di attrarre i turisti da fuori per venire a godere delle nostre bellezze e fare un'esperienza immersiva nella nostra città. Saranno tre giorni importanti, e quest'anno questo festival, il Vicinanze, tiene dentro una rete di relazioni importanti che vede una collaborazione importante con il Teatro Pubblico Pugliese, che si riconferma, e soprattutto, diciamo, come direzione artistica AFOSEI, che è questa associazione di Taranto, insomma, che è protagonista della rigenerazione sociale e culturale della città di Taranto, è un modello a cui, diciamo, in qualche modo vogliamo tendere, e che quindi è stato importante coinvolgere. Chiaramente l'appuntamento è a quello di a tutti quanti di venire a godere di questo spettacolo unico al centro storico della città, quindi in Piazza Garibaldi. È proprio il segno di riappropriarci dei luoghi che un tempo rappresentavano il cuore pulsante sociale e culturale della città. Allora, quest'anno la produzione è affidata all'associazione AFOSEI di Taranto, che insomma sta facendo questo lavoro importante di rete con il comune di Massafra, e insomma si parla di Vicinanze, noi Taranto con Massafra siamo veramente contenti, fieri di fare questo, di realizzare questo programma che è stato studiato insieme all'assessore Lasigna, e che prevede tre giorni dove ci saranno degli appuntamenti di punta della musica italiana nei giorni 25, 26 e 27 di agosto, e la presenza di Roberto Angelini, Rodrigo D'Erasmo nel primo giorno, e il secondo giorno con Gio Barbieri per i suoi 30 anni di attività, quindi vicinanza anche con la tradizione partenopea, l'ultimo giorno con un grande della musica italiana, con Eugenio Finardi, con il suo progetto Eufonia, con due grandi musicisti pugliesi, Mirko Signorile e Raffaele Casarano. Quindi un panorama italiano, un viaggio nel panorama italiano musicale attuale, che ci auguriamo incontri i gusti di tutti coloro che verranno a trovarci, assolutamente con ingresso libero nei giorni 25, 26, 27 di agosto.